Cassandra De Rosa, Domenica. Scusami Cassandra, ma io mi immagino quasi tutti i cantanti che sono passati da qua di fatto hanno detto di interpretare nel modo più vero possibile la canzone, ma questo Famelica da te interpretata, alla fine su verso quale desiderio era rivolto? Beh, senti, guarda, io appena ho sentito la canzone, com'era nei provini, e ho sentito il testo, ho cominciato a piangere, perché tutti gli altri miei compagni avevano tipo canzoni romanticissime, poi, cioè, proprio belle, no? E io ho detto, vabbè, io a me cosa mi è capitato? Me l'hanno data apposta, cioè, sicuramente... Hai pensato ad un complotto? Mettermi alla prova. sicuramente la sfida penso di averla vinta. È la prima cosa che ho pensato di aver vinto veramente questa. E di crederci anche. Perché Famelica è un testo molto complicato, poi io ero anche un po' più piccolina 4 anni fa e appunto mi ero appena affacciata su quel mondo, quindi non è che ero molto brava a riuscire ad interpretare qualcosa, insomma ancora dovevo imparare molto e ancora devo sicuramente. Famelica è appunto come si dice una donna sensuale, ammagliatrice. Quindi insomma dovevo essere così, in effetti un po' ce l'ho sempre avuta, no, questa cosa, ecco perché forse mi hanno dato questo brano, ecco, da interpretare. Quindi non era un complotto. Perché comunque mi piace cercare insomma di capire meglio la sensualità di una donna e capire quando usarla e come usarla. Quindi è stato molto divertente dopo interpretarla e tra l'altro è stato un vero successo Famelica, quindi è stata anche prima in classifica ed è molto richiesta ancora adesso nei live che faccio, se la ricordano, e quindi sicuramente la ritroveremo anche nei miei live, insomma, dei concerti che farò per Semplicemente Sole. Ma tu non ti senti esattamente così, la interpreti e basta? No, io sinceramente mi sento anche un po' così ammaliatrice, quindi non, assolutamente non mi dà fastidio interpretarla, anzi mi piace molto. Benissimo, senti, un'altra cosa volevo domandarti, un punto interrogativo. Torniamo a parlare del tuo nuovo album, che è Semplicemente Sole, invece sì. Poi il brano si intitola in modo diverso. Sì. Perché? Semplicemente Sole, innanzitutto il titolo segna molta energia, e anche se insomma l'energia del sole e l'energia anche nell'essere sole come persone, quindi la solitudine non è sempre un momento brutto, ecco, che si passa nella vita, è un'esortazione ad avere più fiducia in se stessi. Invece Semplicemente il sole è il titolo del brano e descrive l'uomo che in questo momento lei desidera, vedendo in lui un punto di arrivo, pur sapendo che potrebbe non esserlo per sempre, perché gli uomini non sono mai monogami, come dice nel testo, quindi lei crederà solo agli attimi in cui lui la amerà, senza farsi troppi film, no? Come facciamo noi donne, quindi insomma vivere il presente. Quindi mi confermi che non è un errore di stampa? No, assolutamente no. Senti, abbiamo scelto... Dimmi. Ho dimenticato anche una cosa, tra l'altro Semplicemente Sole è anche riferito al fatto che è un CD al passo con i tempi, diciamo, perché è stato registrato in studi alimentati ad energia solare, quindi è, insomma, anche il titolo proviene anche da questo. E l'hai scelto per questo lo studio di registrazione? Come, scusa? Dicevo, lo studio di registrazione l'hai scelto anche per questo? Beh sì, l'abbiamo scelto anche per questo, volevamo dare un tocco più speciale. Anche perché nello stesso studio ci hanno registrato soggetti come
dimmi Michael se. Bublé, Ecco. Adele, Anastasia, tante persone, veramente è stata una bellissima esperienza, è emozionante e io il disco lo descrivo anche, lo descrivo profondo, maturo, insomma anche questa cosa di essere lì a Londra mi ha segnata molto, ecco, perché è stata una grande responsabilità per me. Volevo dare un buongiorno ad Eleonora, a Giovanni, ad Antonio, a Rosa e soprattutto alla nostra Ilia che è già collegata con noi dalla Puglia per il suo mezzogiorno di cuoco. Intanto, perdonami ma ti escludo un secondo, ma solo per farti un regalo, perché praticamente sappiamo che tu hai scelto un brano alla casa discografica. Per far sì che sia un po' da singolo a tutto l'album. Dimmi solo sì o no se il brano è Ma ora no. Sì, ma ora no, è il singolo. Sì, Ok, sì. lo mandiamo subito. Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Signori, in modo molto classico, l'album semplicemente Sole, Cassandra De Rosa. Cassandra De Rosa, buongiorno ancora. Buongiorno, Buongiorno Cassandra. Buongiorno. eccolo qua. Buongiorno anche a Ilia. Ah, Buongiorno a tutti. che Ciao bella la Cassandra. tecnologia, hai Ciao. visto? Senti, Cassandra, io ho visto. Ho letto un po' di testo, mi sono fermato alla prima riga, devo dire la verità, del singolo che abbiamo appena ascoltato, Ma ora no. E una voce Sì. dorata e il silenzio, ho capito bene? Beh, una voce dorata e il tuo silenzio è una frase molto significativa, insomma, è proprio questa donna è proprio presa da questo uomo, quindi qualunque cosa gli faccia è speciale, anche il silenzio. Ilia. Sì. Vuoi fare qualche domanda alla nostra Cassandra? Sì, oddio, più che qualche domanda, qualche constatazione. Io me la ricordo quando era in Amici, quando ho partecipato ad Amici, perché Adriano devi sapere che io non mi perdo un anno di Amici, proprio sono una fan sfegatata di Ah, Amici. bene. Adoro quel programma, adoro quei ragazzi che si mettono in discussione.
e mi ricordavo che Cassandra era molto brava. E onestamente in un primo momento non mi sono ricordata di lei perché ha cambiato aspetto, ha tagliato i capelli, però poi dopo ho fatto mente locale, mi sono ricordata di Ilia, chi fosse. Ilia, prima era un personaggio, riascoltando anche poco fa, era un personaggio televisivo, la sua canzone, devo dire che ha una voce che non passa inosservata, è proprio una bella voce, insomma lascia il segno. Accidenti, grazie mille Cassandra. No, ma è vero, io adoro moltissimo la musica italiana, quindi diciamo che poi un caro amico mi ha insegnato ad ascoltare le parole, non solo la musica, e devo dire sì, che è veramente bello ascoltare le parole di una canzone e ti aiutano anche a capire come è fatta quella persona che la sta cantando. Una voce dorata. Sì, è proprio il sentimento che si mette. Purtroppo sì, non scusami, si dà molta più attenzione al testo a volte, insomma, o magari appunto anche alla musica, che in realtà è molto importante. Infatti noi gli abbiamo voluto dare molto valore in questo disco. Certo. Cassandra. Sì. Ma ci sei anche tu? Eh sì, infatti a Vincenzo gli avevo detto, tanto ormai fanno tutto da soli. Eh sì. Ci hanno messo di fianco. Donne. Non serviamo sì, più a nulla. Mi stavo domandando se tra i ragazzi e le ragazze, visto che Ilia ci ha riportato un po' di nuovo ad amici, quanti amici hai ancora? Con quanti ti senti? Guarda, mi sento con un bel po' di persone. Naturalmente alcuni li ritengo proprio amici, alcuni li ritengo conoscenti e poi insomma ho anche gli amici al di fuori, che non sono tanti, si contano sulle dita, ma insomma l'importante è insomma essere sicura almeno di quelli, ecco. E con gli insegnanti come va? Mi sentite ancora? Guarda, gli insegnanti io fuori da amici ho sentito molto Patrick, che era l'insegnante di recitazione. Bravissimo Patrick. Sì, lui è qualcosa di vederlo. Lui è molto molto bravo e tra l'altro ci sta seguendo anche in uno spettacolo, The Black Souls. Poi ho avuto contatti anche con Fabrizio Palma, sì, e anche con Luca Jurman. Jurman, anche che quest'anno che non tipo c'è è Luca Jurman? Ma non c'è, però insomma alla fine la sua figura è rimasta. Sì, sì, è vero, ha insegnato tante cose non solo ai ragazzi di Amici ma anche ai telespettatori, secondo sì, me sì, sì. Ha dato moltissimo come persona. Cassandra, permesso? No, del fatto che fai musica ormai l'abbiamo capita e stiamo mandando anche un sacco di canzoni, però rimane, volevo che si entrare in un argomento al di fuori della musica. Sì. Perché ho letto da qualche parte che tu hai fatto anche del teatro. Sì, guarda, il teatro, come il fatto di scrivere canzoni, per me è una cosa che sto valutando e sto cercando, insomma, mi piace sperimentare nuove cose, mi piace spaziare, sono molto interessata a tutto quello che è arte, quindi io ci provo, naturalmente non mi voglio improvvisare, però insomma ci sto provando e devo dire che in alcuni momenti mi piace veramente tanto anche quello. Poi vabbè, naturalmente la musica rimane la musica. Benissimo, e noi torniamo alla musica facendo ascoltare un altro brano di Cassandra De Rosa dal suo ultimo album che si intitola, dillo tu, che bello. Lo dico io? Sì. Qual è? Non mi manchi neanche un po'? Esatto. Hai visto, indovinato. Ma mi riferivo all'album. Semplicemente Sole. Ah, ecco, Vincenzo è molto attento. Signore e signori, Semplicemente Sole e Non mi manchi neanche un po'. Cassandra De Rosa.